Eccoci qua. Ciao. Ciao. Mi sono appena svegliato. Bene, bene. Sono bene. Curioso, dove ci mandi a pescare oggi? Se partiamo dall'hotel, qui siamo ubicati a circa 30 minuti dall'Italia, dal confine del Tarvisio, offriamo dei posti di pesca per la pesca a mosca che sono su diversi. Il primo punto è sulla Gail, zona Villac, che sono circa 7 km, esclusivamente per la pesca a mosca. Poi cominciamo a entrare nella valle della Gail, circa metà valle abbiamo preso lo scorso anno una nuova riserva di 5 km. Ci inoltriamo sempre ad ovest e arriviamo sulla Merl, a Merlbrook, e lì abbiamo una riserva di 4 km. Proseguendo arriviamo nella mitica Drava, dove sono presenti temoli di grossa taglia, che abbiamo 14 km di riserva, con un piccolo affluente che è un torrente, che è ideale per chi vuole fare una pesca leggera o una pesca a tencara. Se ci spostiamo ad est troviamo la risorgiva di Ferlac, che sono 9 km di risorgiva, anche qui per una pesca a risalire leggera. Se poi vogliamo inoltrarci nella Jugoslavia, a circa 30 minuti di auto arriviamo in Savo, a sud di Jeseni. Quindi è un'ubicazione centrale che permette un percorso di pesca, specialmente a quelle persone che fanno un soggiorno lungo, in modo che tutti i giorni possano provare un fiume diverso, finché non trovano quello che gli va meglio. Siamo nel tratto basso della Drava, sotto la confluenza della Möll. È una nuova riserva che avete il piacere oggi di provare. Vi faccio vedere un paio di posti dove ci sono temoloni, temoli e anche trote, sì. Però più che altro temoli. C'è anche roba da 1,5 kg, anche fino a 2 kg. Uno dei vantaggi della sorgiva è che è pescabile praticamente tutto l'anno e anche quando gli altri fiumi sono alti a causa delle piogge o l'acqua di neve, la sorgiva è una valvola di sfogo che ci permette di garantire la pesca anche in condizioni, magari se fa 2 o 3 giorni di pioggia, i fiumi sono sporchi, in sorgiva pescate sempre. Abbiamo una riserva di circa 4,5 km, 5 km, è un tratto dove sono presenti prevalentemente trote fario e salmerini. La pesca non è facilissima, però anche un principiante o uno agli inizi può togliersi delle soddisfazioni, perché
vedendo il pesce e pescando a vista è più incentivato anche a provare a pescare sia secca che ninfa vista o con uno streamerino leggero. È un ambiente proprio per chi vuole iniziare a pescare a mosca, oltre che è un ambiente molto tecnico, ricco di rami. L'acqua è molto limpida, il pesce è sospettoso, scappa, non bisogna farsi vedere. La famiglia Gargantini, dove praticamente siamo stati cullati, ci hanno accompagnato Alberto soprattutto, che è uno dei due figli, tra i due figli è quello che si occupa di pesca a mosca e è anche molto appassionato e anche molto bravo tra l'altro a pescare. È una famiglia che ha fatto una scelta di vita e dall'Italia si è trasferita in questo paradiso. Si è trasferito in questo paradiso dove ha la gestione delle sue acque. La grande ospitalità della famiglia Gargantini pare studiata apposta per noi pescatori. Addirittura, oltre che un'ottima ospitalità sia nelle stanze che a cena, si può anche addirittura andare alla sera, hanno una sala specifica dove si può andare a fare quattro chiacchiere dopo cena e anche andare a costruire le mosche. Quando si rientra dalla pesca possono subito andare a mettere gli stivali waders ad asciugare, che sembra una stupidaggine, ma in realtà devo dire che questa mattina quando mi sono svegliato, dopo tutto il freddo che avevamo patito ieri, trovare gli stivali asciutti è stata una grande comodità. Che vengo a pescare in Austria nelle acque gestite dalla famiglia Gargantini, però è la prima volta che pesco in Möl. Ne avevo sentito parlare benissimo, un fiume ricco di temoli, di meravigliose trote, iride stupende, ben pinnate e potenti e niente, oggi è il mio debutto, sembra che le cose stiano andando decisamente bene. L'acqua è un po' freddina, però la giornata è perfetta, anche se non attività di schiusa, però sembra che i pesci stiano collaborando. Anche Paolo più in su è riuscito a fare delle belle catture e niente, Möl quindi ben più delle aspettative, insomma, un fiume decisamente in forma, un fiume fantastico per chi ama pescare a secca, lo consiglio davvero, un fiume facile anche da affrontare perché come vedete il livello dell'acqua non è, la corrente non è sostenuta, per cui potete venire a pescare tranquillamente. Presenta delle situazioni molto varie, si passa da piane come questa a situazioni più veloci come a monte, poi ci sono raschi e buche, insomma tutto quello che un pescatore a mosca chiede ad un fiume e soprattutto
e soprattutto ci sono dei pesci fantastici. Ci sono delle catture che nascono fortunate e questa qui che ho appena fatto è una di quelle. Perché fortunata? Perché in una giornata in cui non bolla praticamente nulla, scendo sul fiume e poso gli occhi casualmente sotto quella riva, sponda, è impercettibile, scorgo questa, sarà stata una bollata, chissà, monto un'effimerina, ma a caso, senza preoccuparmi del modello, quella che mi ha ispirato di più in quel momento. Ma una sarebbe, sì, qualsiasi effimera sarebbe andata bene, credo. Un paio di volteggi, una posa ben eseguita, mi è andata bene, sono riuscito a posarla proprio sotto quella vegetazione. Il rischio era che potesse attaccarsi il finale ai rami, invece è andata bene. La mosca si è posata, il finale si è raggruppato e subito dopo lei è salita. È salita, un'altra bollata impercettibile e un bel combattimento, era forte, vigorosa, ben pinnata, quindi mi ha dato sicuramente del filo da torcere. Poco prima ne avevo perso un'altra, non delle stesse dimensioni, un pochettino più piccola, ma quello è veramente stato un bel pesce. E ripeto, anche un pesce fortunato, dai, perché se non avessi posato gli occhi su quella bollata probabilmente sarei tirato dritto per andare in cerca di magari di piane più facili come quelle che ci sono a monte, trascurando un posto con l'acqua che ride come questo, che invece può nascondere delle sorprese. Quindi sì, insomma, soprattutto quando si pesca in caccia, non lasciare mai nulla al caso. Se vedete un posto che vi ispira un lancio, fateglielo sempre. Gail forse è quello che mi è piaciuto di più, è un fiume ricchissimo di temoli, di un po' di tutte le misure, abbiamo preso temoli dai 20 ai 30-35 centimetri, a secca, ninfa, in caccia, senza le bollate, abbiamo preso anche dei salmerini, qualche trota è stata presa, anche qualche fario. Siamo in Carinzia, nelle acque gestite dalla famiglia Gargantini, nello specifico nella riserva della Gail. Stamattina ottima schiusa, pesci collaborativi, tanti temoli non giganteschi ma tanti da divertirsi. Diciamo che questi tre fiumi, così mi viene da paragonarli a tre donne. La Mela, una ragazza giovane, piena di ormoni, che poco poco che sei simpatico riesce a concludere sempre qualcosa bene. La Drava, come dice Adriano, è una signora di gran classe, ma che non te la dà, cioè è veramente dura, 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 e quindi si concede con molta parsimonia. Però merita fargli il filo, merita ritornarci, merita provarci, perché poi credo che il gusto sia veramente unico. E la Gail, vabbè, non voglio dire la parolaccia, ma la Gail la paragonerei a una donna di più facili costumi, perché ci ha dato veramente tanto. E pescando anche soltanto 2 ore, stamattina secca, diversi temoli sono usciti, un po' imbollato, un po' in caccia, e poi pescando a streamer, anche senza attrezzatura, con la 7,5, sono usciti salmerini, fario, insomma un bel divertimento. 3 giornate splendide, che devo dire ancora un grazie e spero di rivederci ancora un'altra volta. Io do un caloroso saluto alla famiglia Gargantini, da parte anche della redazione di Pipa, ovviamente, che è stata ospite da loro in questi giorni, e un arrivederci alla prossima uscita.